Allora, benvenuti a questo ulteriore incontro del Laboratorio Filosofia Impresa e non l'ultimo ma il penultimo, ne avremo un ulteriore incontro il 10 giugno, ma questo è un incontro particolarmente importante perché abbiamo ospiti importanti e il tema è uno di quelli che ci appassionano. Allora, presento prima gli ospiti, uno alla volta perché uno di due arriverà fra poco. Allora, la prima ospite è la dottoressa Letizia Moratti, che sono molto molto onorato di avere qui fra noi in questa università. Mi diceva che solo un'altra volta è stata qui fra noi quando era sindaco. Non credo che abbia bisogno di grandi presentazioni, ma per chi non se lo ricordasse, è stata presidente della RAI, è stata ministro dell'università e ricerca, è stata sindaco di Milano nel momento in cui, come tutti sanno, Milano si è candidata a ospitare Expo e la dottoressa è stata artefice, non solo con altri, ma senz'altro è stata sua l'idea e sua la spinta principale e il merito, quindi va scritto lei come Presidente del Consiglio, ha ricordato, appunto per aver vinto Expo. Quindi questa è una cosa di cui le siamo molto grati, è una cosa che ritengo sia veramente una grande occasione per Milano e la stiamo sfruttando bene, siamo stati all'altezza del compito e lo saremo penso in questi 6 mesi. E appunto questo è stato il suo passato. Il passato in realtà riguarda anche le cose di cui ci parlerà oggi, perché la dottoressa Moratti ha una lunghissima frequentazione con la comunità di San Patrignano, anzi è stata cofondatrice della fondazione di San Patrignano, che sostiene la comunità e contribuisce a governarla, e questa esperienza per la dottoressa Moratti è un pezzo della sua esperienza anche appunto istituzionale e manageriale nell'ambito dell'impresa sociale. Partecipa a diversi tavoli che si occupano di questo settore della finanza sociale e dell'economia sociale, uno di questi è un tavolo voluto dal G8, una task force sulla finanza sociale, quindi a livello internazionale, dove appunto il tema è disegnare un quadro normativo, ma anche politico e istituzionale, in cui l'economia sociale di cui ci racconterà quest'oggi la dottoressa Moratti abbia uno spazio, abbia le norme giuste, abbia un riconoscimento, perché è una realtà, l'economia sociale esiste, ha già numeri molto alti, ed è però un tipo di economia peculiare, quello in cui appunto le aziende, le imprese che fanno impresa sociale hanno come obiettivo principale quello di fornire servizi alle persone, di essere socialmente appunto impegnate nel senso diretto di avere a che fare con le persone, di offrire loro appunto servizi e opportunità e di essere sul territorio fonte di come dire, animazione economica, politica, culturale e sociale, appunto nel senso della creazione di comunità in questo senso. È un settore in espansione, la giornata di oggi è dedicata a questo, appunto abbiamo chiesto alla dottoressa Moratti di spiegarci questo mondo e di spiegarci San Patrignano come un esempio di un mondo come questo, e abbiamo chiesto a Marco Morganti, che è presidente della Banca Prossima, che è la banca spin-off di Intesa San Paolo, che si occupa di finanza sociale e che finanzia le imprese sociali. È un tipo di banca che Marco Morganti ha contribuito a creare dal nulla. Lo statuto di quella banca è stato scritto da Marco Morganti con i suoi collaboratori, con l'insieme dell'azienda che lui dirige, della banca che lui dirige, e chiaramente, attenzione, non è una banca che fa beneficenza, è una banca che si occupa di quelle imprese che hanno bisogno di sostegno economico per fare impresa sociale, per fare economia sociale. Quindi è un polmone per un tipo di economia di cui abbiamo un gran bisogno e che fra l'altro è un'economia che sostiene attività di interesse pubblico, quindi di sostegno allo Stato, quindi anche a quello che normalmente a volte è lo Stato a derogare. Ma di questo punto ci parlerà proprio la dottoressa Moratti, a cui cedo già la parola, anche se direi soltanto una cosa, chiederei appunto a Norman di dare lui il quadro complessivo della cosa, visto che sei il coordinatore. Grazie Roberto, solo due parole per ricordarvi un po' il titolo anche di questa giornata, dove abbiamo voluto unire due concetti che sono quelli della responsabilità sociale di impresa nella sua nuova evoluzione, nella sua nuova veste, delle nuove strade che ha iniziato a percorrere, quello della creazione di valore condiviso, e l'economia sociale, cioè quanto questi due concetti possono essere vicini, quanto l'uno influenzi l'altro nella determinazione di se stesso,
e quanto l'economia sociale, intesa come supporto alla responsabilità sociale dell'impresa, quindi a quella parte, a quella azione che le aziende portano avanti nella società per creare appunto valore sociale, ecco, quanto l'economia sociale intesa appunto come quadrava anche diceva il Presidente, può contribuire allo sviluppo economico complessivo e quindi a probabilmente forse anche contribuire a farci uscire da questa situazione di stallo e di crisi in cui siamo evidentemente entrati con la crisi che si protrae ormai dal 2008 e di cui iniziano forse adesso a vedersi le vie d'uscita sostanzialmente. Quindi ecco, in questo quadro si inserisce anche questa riflessione di questo pomeriggio che io sono contento di avviare insieme a voi e certamente con, insieme alla dottoressa Matti, di cui anche io ringrazio. Io mi alzo perché sennò fa. Grazie. C'è un microfono se vuole. Sì, però forse se non da dietro non riuscite a vedermi, non sentirmi, credo. Grazie, un ringraziamento alla Presidente, al professor Mordacci e al coordinatore professor Rocca, soprattutto un ringraziamento a voi per essere presenti a questo incontro. Io so che voi avete incontri con le imprese, con le aziende, e quello di oggi è un incontro un pochino diverso perché è una riflessione su una tipologia d'azienda che appunto è l'impresa sociale ed è lì che appunto avvieremo questo momento di riflessione. Però prima di parlare appunto dell'impresa sociale e degli strumenti che alle imprese sociali servono perché si possa sviluppare come volano anche di creazione di benessere di occupazione, partirei dandovi uno scenario complessivo, perché credo che poi è dallo scenario, dal contesto nel quale ci troviamo ad operare che nascono le riflessioni sui nuovi modelli dell'economia, della società, perché, a cosa servono, di che strumenti hanno bisogno. Lo scenario è sicuramente uno scenario che, come è stato ricordato, parte dalla crisi finanziaria, crisi che poi si è riversata sull'economia reale, ed è comunque uno scenario che sicuramente presenta ancora delle criticità a livello nazionale, a livello globale. Vi do solo alcuni numeri. Il debito dei paesi G7 negli ultimi anni è cresciuto di 18 mila miliardi di dollari, quindi è un debito che ancora pesa in maniera significativa sull'economia. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro stima che nel 2019 avremo 212 milioni di disoccupati nel mondo, ed è una stima che purtroppo è stata rivista al rialzo negli ultimi periodi. Questa è l'ultima stima, è la stima di febbraio. Viviamo in un mondo nel quale ci sono grosse diseguaglianze, quindi anche se il tasso di povertà si è praticamente dimezzato negli ultimi 20 anni, abbiamo ancora 1,2 miliardi di persone che vivono con meno di $1 al giorno. Abbiamo ancora 700 milioni di persone che non hanno accesso al cibo sicuro, al cibo sano, e non hanno altrettante che non hanno accesso all'acqua potabile. In compenso poi abbiamo un'altra parte del mondo nel quale sprechiamo 1,3 miliardi tonnellate di cibo all'anno, quindi forti diseguaglianze. Non sono solo diseguaglianze di distribuzione di ricchezza, ci sono anche dei segnali preoccupanti rispetto alla salute del nostro pianeta. La biodiversità si è ridotta di 2/3 negli ultimi anni, ogni 20 minuti sparisce una specie animale, quindi ogni 20 minuti. Quindi noi pensiamo sempre alle tigri, agli elefanti, giustamente, ma ci sono magari dei piccolissimi elementi che veramente sono funzionali all'equilibrio del nostro ecosistema, e questi stanno sparendo. Ecco, questo è il contesto. Cosa fare? Allora, io credo che certamente non c'è una risposta, però credo che una riflessione può essere fatta su
nuovi modelli economico-sociali. Ce ne sono diversi, quindi a partire per esempio dalla Blue Economy, teorizzata da Gunther Pauli, che è un modello che si rifà proprio ai sistemi naturali, cercando di utilizzare al meglio le modalità con le quali produrre, con le quali consumare. Vi faccio un esempio: noi del caffè consumiamo, quando facciamo un caffè consumiamo il 25%, il resto sono rifiuti. Beh, da questi tra virgolette rifiuti del caffè invece si possono creare dei funghi commestibili buonissimi, ve lo dico perché io li ho mangiati, li ho provati e sono buonissimi, e questi danno, tra l'altro, sostengono, danno lavoro, creano ricchezza in quelle, per esempio, popolazioni agricole che non hanno tante risorse e devono poter contare sulle risorse naturali che hanno. Ce ne sono tanti di esempi rispetto alla Blue Economy, ma credo che basta prendere i libri di riferimento e quindi li trovate tutti. Sicuramente un altro modello interessante è il modello dell'economia civile, il modello teorizzato dal professor Tamani dell'Università di Bologna, che recupera un po' i concetti dei frati francescani del XV secolo, quindi quando inventarono le banche, i monti di pietà, quindi basandosi su un'economia che è concepita sul principio della reciprocità, sul principio della solidarietà, sul principio del mutuo sostegno. C'è un altro movimento che è altrettanto interessante, che è stato creato in Francia da Jacques Attali, che è il movimento dell'economia positiva. Questo movimento si fonda su un valore sostanzialmente, che è quello di dare la certezza di impegnarsi nell'oggi a favore delle future generazioni, e lo fa attraverso il principio di quello che Jacques Attali chiama l'altruismo razionale, basandosi su concetti che sono la relazione tra persone, la relazione tra territori, la relazione tra generazioni. Quindi questi sono un po' i principi. Diciamo che questi nuovi modelli economico-sociali hanno naturalmente anche bisogno di indicatori. Sugli indicatori il lavoro è partito addirittura nel 90 alle Nazioni Unite, quindi indicatori macroeconomici, è proseguito con gli studi, penso allo studio di Michael Porter sul share values e altri. Una commissione parlamentare in Germania l'anno scorso ha elaborato 10 indici per andare oltre il PIL. Anche in Italia, attraverso un lavoro fatto essenzialmente dal CNEL, ha elaborato un po' tanti, 130 indici, un po' complesso, sul benessere equo solidale. Il problema è che questi indici sono indici così, sulla carta danno un'indicazione giusta, sono indici che riflettono questa volontà di andare oltre il tema del PIL, poi però ci ritroviamo delle contraddizioni molto evidenti. Ci troviamo che Eurostat in Europa inserisce nel calcolo del PIL le attività illecite, quindi i proventi della droga, i proventi della prostituzione, e questo non è un messaggio che va nella direzione appunto di un'economia positiva, di un'economia sociale, di un'economia attenta appunto alle tematiche che vanno oltre la creazione della ricchezza. Nessuno Stato ha detto nulla, quindi c'è stato un silenzio generale e gli Stati hanno, tranne la Francia, che l'ha applicato in maniera così, non totale, quindi ha escluso le attività svolte sotto coercizione, quindi in qualche modo è riuscita a escludere sia la droga che la prostituzione. Però gli altri l'hanno preso, e nel dubbio questo è negativo, perché poi noi al PIL siamo legati, perché il nostro deficit e il nostro debito lo misuriamo rispetto al PIL. Quindi il messaggio che passa è: se io devo far crescere il PIL,
questo punto pazienza se metto dentro proventi illeciti. Ecco, io non credo che appunto questo sia un messaggio positivo. Dico questo perché quello di cui abbiamo davvero a questo punto bisogno è che ci sia un'assunzione di responsabilità a livello proprio politico su una serie di movimenti, una serie di riflessioni che nella società ci sono, ma che devono poter trovare un'applicazione vera, concreta nelle politiche degli stati, perché se così non è rimangono appunto riflessioni teoriche, con tutto il rispetto naturalmente per l'importanza delle riflessioni teoriche. Torniamo quindi ai modelli. L'economia, il professor Mordaci, preside, parlava giustamente prima di economia sociale di mercato e imprese sociali. L'Europa, mentre appunto da un lato abbiamo visto non un'attività positiva, dall'altro invece, soprattutto attraverso il lavoro dei commissari italiani, Barnier e Andor, ha sviluppato quella che viene chiamata Social Business Initiative, che è una diciamo, modalità attraverso la quale si riprende quello che era un po' il concetto, il principio di solidarietà sul quale si è fondata l'Europa all'inizio, e riprendendo quindi il tema dell'economia sociale di mercato. L'ha fatto anche in maniera molto concreta, quindi destinando nel bilancio 2014-2020 fondi importanti per questo mondo, per il mondo delle imprese sociali. Imprese sociali che in Europa rappresentano il 10% del PIL europeo e danno lavoro a circa 14 milioni di persone, quindi sono una realtà indubbiamente significativa, una realtà in crescita in Europa così come in crescita nel nostro paese. Nel nostro paese ovviamente i numeri sono diversi, ma comunque il dato interessante è che questo settore, quello che viene chiamato a mio avviso in maniera non corretta il terzo settore, perché in realtà a mio avviso dovrebbe poter avere un nome un po' più nobile, comunque negli ultimi anni in controtendenza rispetto a tutti gli altri ha dei tassi di crescita del 39% in termini di addetti e anche in termini poi di creazione di valore. Questo è fortemente importante perché io prima vi ho dato un po' un quadro globale, no? Venendo però all'Europa, quello che si vede in Europa e che è testimoniato da ricerche scientifiche è che c'è un gap sempre crescente tra la domanda e l'offerta di servizi pubblici di welfare. Da qui al 2019, se non ricordo male, il dato per l'Italia è di una forbice di 70 miliardi di euro, più o meno equivalente alla forbice che c'è in Francia e in Germania, per arrivare addirittura a 170 nel Regno Unito, quindi domanda e offerta di servizi pubblici di welfare. Insostenibile un gap così elevato, soprattutto in un momento in cui c'è bassa o addirittura crescita negativa, decrescita come abbiamo avuto fino a quest'anno, quindi è solo da quest'anno i dati di questa mattina sono quelli che incominciano a indicare che c'è una crescita in Italia. Quindi questi soggetti, le imprese sociali, sono e saranno sempre più importanti appunto per dare risposte complementari. Non significa ovviamente che lo Stato non debba più dare risposte, è ovvio che lo Stato, come dire, è l'attore principale, ma questi nuovi attori, le imprese sociali, e poi vi dirò qualcosa anche rispetto anche ad altri attori e ad altri strumenti, sono indubbiamente fondamentali per cercare di colmare questo gap e per cercare di dare risposte a un tema in assenza del quale, in assenza di risposte, ovviamente potrebbe diventare un tema particolarmente gravoso e portatore anche di conflitti sociali. Insomma, pensiamo a un'assenza di risposta nel settore del welfare, è indubbio che tra l'altro con ovviamente una crescita anche di domanda, perché abbiamo una popolazione che invecchia, perché abbiamo
pressioni migratorie, quindi nuovi cittadini italiani e comunque europei, ecco, in assenza di risposte è chiaro ed evidente che insomma, tensioni e potenziali anche conflitti possono esserci. Dicevo prima, l'impresa sociale, anche altri attori che possono essere, per esempio le fondazioni bancarie. Tra l'altro c'è questo fenomeno molto interessante in crescita di fondazioni che nascono dai processi di privatizzazione. In Italia c'è un fenomeno interessante che è quello delle fondazioni che nascono che hanno origine bancaria, e parliamo in Europa di più di 110.000 fondazioni che gestiscono un patrimonio estremamente importante e significativo a favore appunto del terzo settore. Ma parliamo anche di nuovi attori come per esempio gli aggregatori di capitale, che sono attori nuovi che si stanno affacciando, in alcuni paesi lo sono già, si stanno affacciando, diciamo, a questo mondo appunto dell'economia sociale. Parliamo dei mercati secondari, parliamo delle borse sociali, e tra l'altro guardate, quando parliamo per esempio delle borse sociali, sì, parliamo di Londra, no? Perché a Londra è stata la prima borsa sociale che è stata lanciata qualche anno fa dal primo ministro Cameron, quando ha lanciato questa finanza di impatto sociale, ma ce n'è persino una alle Mauritius. Quindi è un fenomeno che è globale, non è solo nei paesi maggiormente industrializzati, e sono piattaforme, normalmente piattaforme tecnologiche, ma comunque piattaforme che danno la possibilità alle imprese sociali di ricevere capitali. Torno un attimo al tema dell'importanza della finanza sociale, poi sono sicura che Morganti lo dirà e lavorerà in maniera molto compiuta a questo tema, però volevo fare solo due accenni perché mi sembrano importanti. Il primo riguarda proprio, ed è un tema, come dire, di tipo globale. Pensate che noi abbiamo nei paesi in via di sviluppo 400 milioni di micro e piccoli imprenditori. Questi 400 milioni di micro piccoli imprenditori rappresentano due terzi del PIL dei loro paesi e il 45% dell'occupazione dei loro paesi. Il 70% di questi 400 milioni di piccoli imprenditori dice di avere difficoltà ad accedere al credito, non riescono ad avere capitali sufficienti per sostenersi e per crescere. Quindi pensate quanto è importante appunto la finanza sociale. E la finanza sociale, devo dire che si sta dimostrando veramente un grande volano di crescita e di sviluppo, anche attraverso non solo i nuovi attori, io ne ho citato solo alcuni, ma anche attraverso i nuovi strumenti. Penso per esempio i social bond, o ancora più interessanti i social impact bond o i development impact bond. Due parole sui social impact, perché forse sono i più innovativi. Sono certa che poi Morganti vi parlerà di un esempio molto interessante in Italia che non è proprio un social impact, ma molto si avvicina, e forse per certi versi è anche più interessante, però sono certa che ne parlerà lui. E i social impact hanno questa, diciamo, filosofia: uno Stato o un ente pubblico locale emette un'obbligazione, una banca la garantisce, una banca la sottoscrive, i privati cittadini o gli investitori istituzionali la sottoscrivono, con dei rendimenti che sono legati al successo dell'obiettivo che ci si è prefissati. Per esempio, in Inghilterra e a New York, sia nello Stato che nella città, i social bond, social impact che sono stati emessi riguardano la recidiva degli ex carcerati. Fatto 100 la recidiva, se il risultato è che diminuisce la recidiva
di una certa percentuale, chi ha sottoscritto il bond viene ad avere un rendimento. Ecco, questo che effetti ha? Ha un effetto ovviamente sociale importante, quindi si aiutano attraverso ONG che lavorano nel settore del recupero, si aiutano gli ex detenuti che normalmente, se non vengono aiutati a trovare lavoro, trovare una casa, a reinserirsi, purtroppo ovviamente tornano a delinquere. Si aiuta lo Stato a spendere meno perché costa meno l'inserimento fatto attraverso l'aiuto appunto del mondo delle imprese sociali rispetto al mantenimento in carcere dei detenuti. Quindi è facile anche da calcolare quindi qual è il vantaggio per l'ente locale o per l'ente centrale, quindi per lo Stato, ed è facile da calcolare qual è il risultato, quindi di quanto la recidiva si abbatte. Ecco, questo è solo un esempio, poi ce ne sono tanti altri in tanti paesi, quindi io ho citato UK e gli Stati Uniti, ma ci sono altri paesi che li stanno sperimentando, e non solo ovviamente sulla recidiva dei carcerati, lo stanno sperimentando sulle adozioni, sulla dispersione scolastica, addirittura in Israele sul diabete, per la prevenzione del diabete. Nei paesi in via di sviluppo, dove si chiamano, ma il concetto è lo stesso, Development Impact Bond, abbiamo, non so, in Pakistan un Development Impact Bond appunto sulla dispersione scolastica, in Uganda sulla malattia del sonno, quindi insomma ce ne sono diversi e sono, devo dire, uno strumento sicuramente interessante, perché anche questo è uno strumento di riduzione di spesa pubblica e di collaborazione tra pubblico e privato. Allora, per concludere su questa analisi, che cosa fare? Allora, abbiamo davanti appuntamenti importanti. Adesso a luglio ci sarà una conferenza sulla finanza per lo sviluppo sostenibile ad Addis Abeba, che prepara l'assemblea che ci sarà alle Nazioni Unite in settembre sul passaggio tra i Millennium Development Goals e i Sustainable Development Goals. Quindi due momenti importanti per dare una linea, per tracciare una strada, un cammino, per dire dove vogliamo andare. È importante, a mio avviso, che tutti si concorra a tracciare questo nuovo percorso. Sicuramente le agenzie multilaterali, ONU, Banca Mondiale, tutte le agenzie sempre di più dovranno impegnarsi, e sempre di più a mio avviso dovranno impegnarsi sui grandi progetti, sulle infrastrutture, su tutto quello che ha veramente la necessità di capitale pubblico senza un ritorno. Però c'è una grande opportunità anche per una nuova collaborazione tra pubblico e privato, tra profit e non profit, e qui credo sta una grande sfida, cioè superare queste barriere e cercare appunto di arrivare a una diversa collaborazione tra il mondo tra il pubblico e il privato, appunto il mondo delle imprese e il mondo no profit. Le imprese sociali, come dicevo, sono sicuramente una grande risposta. Tornando al tema dei capitali, anche le imprese sociali hanno bisogno di poter crescere, consolidarsi, potersi replicare in altri paesi, poter esportare il proprio modello. Quindi giustamente, per fortuna, nella nostra legislazione in questo momento è in fase di discussione, già passata la Camera, in fase di discussione al Senato, la legge sulle imprese sociali, che era una legge che non ha funzionato, perché da quando è stata emanata le imprese sociali in Italia sono state 700, quindi in confronto alle imprese sociali inglesi o americane che sono ormai migliaia. Alcuni punti in questa legge sono stati per fortuna recepiti, quindi per esempio la possibilità di remunerare gli investitori esterni, quindi gli investitori o istituzionali o privati, ma comunque gli investitori, pur ovviamente con un limite.
la possibilità di far partecipare agli investitori, gli investitori alla governance delle imprese sociali e gli ambiti che si sono allargati, anche se a mio avviso il concetto dell'allargamento degli ambiti è assolutamente insufficiente, perché si è fatto un nuovo elenco di ambiti, ma quello che è l'elenco di oggi potrebbe essere non sufficiente per l'anno prossimo, fra 2 anni, fra 3 anni, quindi l'idea di un ambito aperto, purché si dimostri che quell'impresa ha un impatto sociale, così come avviene per esempio appunto in UK, probabilmente sarebbe stato più giusto. Comunque, diciamo che è un passo avanti, è importante che vada in porto appunto questa riforma e per chiudere due parole su quella che per me è un'impresa sociale che al di là della mia esperienza personale, che è più che trentennale, ma è un'impresa sociale che ha dimostrato di avere effettivamente un impatto positivo, che è San Patrignano. San Patrignano credo che è abbastanza conosciuta, comunque è un centro di recupero per ragazzi e ragazze che hanno disagi profondi e problemi di tossicodipendenza. Negli anni da quando è nata sono più di 25.000 i ragazzi che sono passati da San Patrignano. San Patrignano è totalmente gratuita, sia per le famiglie che per lo Stato, salvo dei progetti specifici che ovviamente vengono concordati, ma non sono fee che vengono pagate per il mantenimento dei ragazzi. È un'impresa sociale perché oltre al progetto educativo insegna anche un lavoro, i ragazzi quindi imparano, tant'è vero che i ragazzi che mediamente escono ogni anno da San Patrignano sono circa 250-300, anche negli ultimi 2 anni, che certamente sono stati anni di crisi, il tasso di reinserimento lavorativo è stato del 96%. E le ricerche sul successo di San Patrignano, quindi è un esempio proprio di impresa sociale che ha misurato il proprio impatto, e questo è un altro punto importante, stato certificato dall'Università di Bologna nel 72% su ragazzi che sono usciti dalla comunità da oltre 3 anni. Io chiuderei qui e lo lascerei a un breve video qualche immagine di San Patrignano, perché più delle parole credo che possono veramente parlare le immagini. Cinque anni fa San Patrignano era solo un casolare, immerso nelle colline riminesi. Era la fine degli anni 70 e il consumo di droga era diventato una vera e propria epidemia. Fu così che Vincenzo Muccioli, un entusiasta, un trascinatore carico di vitalità e di voglia di fare, pensò e diede vita a questa comunità per dare una risposta concreta di amore e solidarietà a chi aveva bisogno di aiuto. Vincenzo non c'è più da tanti anni, ma rivive in questo luogo ogni giorno, attraverso chi, seguendo il suo esempio, ha continuato a credere nella vita, a guidarla come lui voleva. Oggi sono quelle stesse persone che un giorno hanno bussato alla sua porta in cerca di una speranza, e molti altri arrivati nel tempo che hanno deciso di donare il proprio impegno per una storia di rinascita che non deve avere fine. Non è un posto in cui vince il più forte, non è un posto in cui si prevarica l'altro, è un posto in cui si è tutti quanti uguali. È una casa, è una famiglia dove il tuo passato non conta, dove tu non sei giudicato per quello che hai fatto, ed è una casa, una famiglia che ti dà gli strumenti, l'ambiente, i valori adeguati per poter ricominciare.
le difficoltà sono una componente inevitabile e se trasformate in opportunità anche fondamentali della vita di chiunque. Nel momento che un ragazzo in difficoltà entra a San Paterniano viene accolto da un altro ragazzo che sta lì, il quale gli sta accanto 24 ore su 24, a loro volta fanno parte di un gruppo che a loro volta fa parte di una stanza, di un settore. Ecco, questa unione di forze nelle problematiche che non sono quotidiane, sono di minuto in minuto, portano tutti, dal primo all'ultimo, a poter attingere da questo vulcano di energia che tutti quanti insieme siamo. Io direi che forse tutti i ragazzi che sono arrivati qui, per le loro fragilità, per le loro incapacità e per le loro grandi aspettative di riuscire a cambiare qualcosa nella loro vita, alla fine si sono scontrati con un muro reale fatto di una vita che non hanno capito, che forse li ha schiacciati. A San Paterniano trovano la possibilità di cambiare le cose, di migliorarle, forse di cambiare il mondo. E questa è una passione straordinaria che trascina e che si respira, la si condivide con gli altri e restituisce ad una vita finalmente realizzata. Io credo che quel desiderio faccia la differenza. Paterniano è un luogo dove, se vuoi, ti puoi riprendere la vita in mano, attraverso tanta fatica, tanti sacrifici, ma che servono, perché la vita è fatta di questo. Dentro Sarco sono tutti uguali, cioè indipendentemente da tratti somatici, provenienza, centro sociale, veramente siamo tutti sullo stesso piano. Per me all'inizio c'era un qualcosa sotto, è possibile che le persone qua danno solidarietà, amore, danno accoglienza, in cambio di cose. La prima domanda che si chiede uno che ha esperienze negative in strada oppure in carcere è quella là. La prima cosa che si chiede è perché lo fai? Perché ci sono delle persone vere che ti danno una mano veramente. Diciamo che queste sono le prime persone vere che ho conosciuto nella mia vita. Quando una cosa è buona puoi impegnarti finché vuoi per opporti, però è buona. Credo che l'importanza di Sampa sia questa, lo spirito di famiglia che c'è. Una famiglia è una famiglia, non si sa perché si vuole pensare a una famiglia. La sento così, la sento da dentro e non so spiegarti il motivo. Della relazione, dei dati, dei contenuti, delle informazioni che ci sono molto utili e che ci aprono scenari. Grazie di questa testimonianza, appunto, perché ogni volta che si vede questo filmato è sempre un po' un impatto emotivo molto forte, perché questa cosa è molto sincera, cioè se si sta là, io ci vado là qualche volta, i ragazzi sono così, cioè non c'è di finto, proprio molto reale. Ed è appunto, ci sono anche molti colleghi dei centri di ricerca della facoltà che sono sicuro avranno qualche domanda, per cui lascio volentieri il campo a loro, anticipando una domanda che connette un po' questo, cioè in che senso San Paterniano adesso è in qualche modo un'impresa sociale, ma cosa manca perché lo sia sul serio, no? Cioè, mi pare che di capire che la situazione è questa, non ci sono contributi statali, non ci sono contributi delle famiglie, la comunità naturalmente si sostenta per quel che può con le proprie attività, le attività dei ragazzi che abbiamo visto, ma forse cosa serve? Un diverso quadro normativo, cosa ci vuole perché questo si diventi un'impresa che sta sul mercato, cioè appunto, è quello di cui abbiamo forse parlato altre volte, però mi sembra un punto importante. Grazie, ma sicuramente il tema della normativa è un tema fondamentale.
San Patriano è in questo momento un'organizzazione che si sostiene parzialmente, molto parzialmente, con i margini tra i ricavi e i costi delle attività di produzione. Tenete conto che i ragazzi rimangono dai 3 ai 4 anni, il primo anno è un anno, come dire, dove la cura è tutta una cura, come dire, interiore, non... poi piano piano vanno a scuola, fanno corsi di formazione, imparano un lavoro, piano piano si reinseriscono, quando si reinseriscono ovviamente quando sono a posto tornano a casa e quindi si ricomincia, per cui diciamo che la tra virgolette produttività di San Patriano non è minimamente paragonabile alla produttività di una normale qualsiasi impresa, quindi i margini sono ovviamente molto ridotti, quindi è una comunità che si sostiene con donazioni e con partnership con imprese, dando visibilità a iniziative e attività fatte in partnership con le imprese. In parte appunto c'è questa possibilità di autosostenibilità. In realtà il quadro normativo, quindi la possibilità di avere finanziamenti, potrebbe essere sicuramente interessante per San Patriano, quindi il quadro normativo è uno degli elementi. Devo dire che al di là del quadro normativo anche i nuovi strumenti sono sicuramente interessanti e quelli non hanno bisogno di nuove leggi. Tutto il tema per esempio del crowdfunding, che è un tema sicuramente ormai presente nel nostro panorama italiano. Il tema non dei social impact ma dei social bond, quindi bond che sono dedicati a progetti specifici e che vedono una... diciamo una restituzione di parte delle commissioni delle banche per quel progetto specifico, è un'altra delle modalità con le quali San Patriano si sostiene, quindi direi che San Patriano sta sperimentando molti modelli finanziari innovativi, non è innovativo, ma San Patriano sta sperimentando anche il microcredito. Quando un paio d'anni fa abbiamo cominciato ad aver timore che i ragazzi usciti da San Patriano potessero non trovare lavoro, cosa per fortuna che invece abbiamo evitato come problema, abbiamo strutturato un corso per formare formatori nell'ambito del microcredito. Abbiamo una banca, che tra l'altro è proprio banca prossima, che insieme a una banca locale, che è Banca Cari, che eroga finanziamenti di microcredito, e una società che pro bono ha aiutato a organizzare, diciamo, questi formatori e che ancora fa le valutazioni dei progetti. A oggi abbiamo già finanziato parecchi ragazzi che sono usciti, alcuni sono entrati nel settore, non so, della ristorazione, altri nel settore delle piccole manutenzioni, altri hanno aperto una pizzeria, altri hanno aperto un centro di pet therapy, un centro di toilettatura per cani, quindi uno è tornato a fare il cartongessista, quindi e devo dire che a distanza di 2 anni sono tutte piccole imprese, ma che tutte stanno in piedi, anche perché cerchiamo di fare una bella selezione per non illudere dei ragazzi che poi potrebbero invece appunto non avere la capacità di realizzare la propria impresa. Quindi diciamo che stiamo utilizzando come San Patriano un pochino tutti gli strumenti di finanza sociale, innovativi o non innovativi, ma insomma tutti gli strumenti. Quindi da un lato sicuramente l'ecosistema, dall'altro un maggiore utilizzo appunto di quelli che sono già utilizzabili, che sono tutti gli strumenti di finanza sociale. Grazie. Bene, allora chi vuol fare domande? Giuseppe, professor Giuseppe Girgenti, insegna filosofia antica. Grazie. Volevo chiedere al dottor Simonatti se, dato che la maggior parte dei parla forte, sono studenti di filosofia, se è immaginabile un'interazione tra il mondo dell'impresa sociale e il mondo dell'università, in particolare se i laureati in discipline umanistiche possono in qualche modo, in qualche forma,
grazie per questa domanda, ma io credo che quando ho parlato di nuovi modelli economico e sociali, forse non l'ho sottolineato a sufficienza, quindi grazie per questa domanda, ma questi modelli partono proprio da una concezione della società che deve essere una concezione diversa, una concezione culturale, è un cambiamento culturale quello di cui abbiamo bisogno, quindi io credo che nessuno meglio di chi studia appunto filosofia possa avere la consapevolezza della necessità di questo cambiamento. Quindi questo io credo che sia il valore più grande. Poi il campo di applicazione, io personalmente penso che chi esce da una facoltà come filosofia può fare tutto, quindi capisco che può sembrare anche strano, ma l'apertura mentale, la capacità di andare a fondo nei problemi, la capacità di analizzare appunto in maniera critica, logica, approfondita le materie, è una capacità che a mio avviso poi si può applicare in tantissimi ambiti, quindi io credo che le possibilità di collaborazione davvero siano tante, siano diverse. Roberta, vedo che alzi la mano, sì. Roberta De Monticelli. Sì, ma innanzitutto fermatemi subito se quello, diciamo, l'osservazione domanda che vorrei fare magari non c'entra veramente nulla, perché ecco, diciamo, facciamo, spuntiamo il fatto che da puri filosofi possiamo ignorare davvero alcuni dei riferimenti delle cose molto interessanti di cui ci ha parlato. Una domanda che sorge è questa: quando si parla, diciamo, di collaborazione pubblico-privato, ecco, lei ne ha parlato in relazione a uno specifico insieme di iniziative a carattere spiccatamente sociale. Mi sembra però di capire che il discorso fosse generalizzabile, cioè un nuovo modello culturale in cui effettivamente questo tipo di collaborazioni è percepito anche come un impulso fondamentalmente alla ripresa che poi dico fa il bene di tutti. Bene, allora la domanda è un pochino questa: io alcuni di noi conoscono o per esperienza diretta o per averne sentito parlare, diciamo così, degli esempi ahimè negativi di collaborazione pubblico-privato, dove cioè a fronte delle buone intenzioni o per tare culturali antiche ancora purtroppo presenti nel nostro paese, o per altri motivi magari contingenti, non si assiste tanto a un incremento, diciamo così, da un lato attraverso l'intervento del privato dell'efficienza e dall'altro a una, diciamo, maggior gravio per le risorse pubbliche dello Stato, eccetera, ma al contrario si rischia a volte di assistere, come posso dire, a una privatizzazione di risorse o beni, diciamo così, pubblici, che nell'ottica di per sé positiva di una gestione finanziaria più efficiente, eccetera, vengono invece, diciamo così, trasferiti a imprese private, non attraverso sistemi molto sorvegliati di assegnazione eccetera, ma un po' come si fa in Italia attraverso le amicizie, cose poco controllate eccetera. Allora, i due casi a cui mi riferisco sono l'uso delle risorse paesaggistiche e territoriali e l'uso, diciamo così, o la gestione del patrimonio culturale. Ecco, in questi due casi abbiamo francamente assistito a situazioni di forte degenerazione. Per esempio, faccio un esempio, l'idea anche governativa in questo momento di sostituzione delle sovrintendenze con le fondazioni può portare in certi casi a delle esperienze negative, come sono ahimè a sentire la bibliografia recente, per esempio un saggio molto bello di Tommaso Montinari, Privati del patrimonio, ho sentito recentemente da Einaudi, a casi che non sono positivi come il Museo Maxi di Roma o il
Museo Egizio di Torino. Ecco, allora chiaramente la precauzione iniziale era magari questo non c'entra assolutamente niente con quello che ci ha voluto dire lei, perché magari la normativa che riguarda le imprese sociali eccetera è tutta diversa. Ecco, però ho avuto un piccolo allarme nel sentire così data per ovvia il buon funzionamento della collaborazione pubblico-privata. No, no, grazie, perché lei ha toccato sicuramente un punto importante e la prudenza, la cautela alla quale lei invita sono assolutamente necessarie. Io vado oltre rispetto a questo, dico che a mio avviso, per esempio nella legge sull'impresa sociale c'è il concetto di misurazione dell'impatto, quindi quello è ben presente, però manca una authority che vigili e verifichi il corretto diciamo, funzionamento delle imprese sociali. Quindi spazi e ambiti di miglioramento, a mio avviso, ci sono. Ripeto, il tema della misurazione dell'impatto è sicuramente un tema, benvenuto Marco, è sicuramente un tema importante in questo nuovo scenario. Manca un authority che vigili su questo settore, e poi giustamente, come lei ha sottolineato, io ho solo fatto alcuni esempi relativi al tema del welfare, ma il tema della collaborazione pubblico-privato ovviamente deve potersi estendere nell'ambito culturale, nell'ambito ambientale. Nell'ambito ambientale non vado oltre, ripeto, perché sicuramente Marco Maganti ne parlerà nel suo intervento. Voglio solo aggiungere che i temi che io gli esempi che ho sviluppato, non a caso quando ho parlato di social impact bond, non a caso ho parlato di collaborazioni che vedono le imprese sociali come attori importanti, quindi non solo le imprese poi ovviamente le banche sono quelle che emettono diciamo, le obbligazioni, però la gestione diciamo, delle problematiche è fatta dalle imprese sociali, e io credo che in questo diciamo, scenario il tema dell'impresa sociale dovrà avere un rilievo sempre più importante, perché rispetto alle imprese che ovviamente hanno la massimizzazione del profitto come obiettivo, le imprese sociali non hanno la massimizzazione del profitto, hanno un obiettivo prioritariamente sociale, quindi è una differenza sostanziale. Quindi in questo processo, per colmare, io parlavo di un gap, ripeto, l'ho tenuto stretto al settore del welfare, ma il discorso è anche più ampio, e comunque in un momento in cui siamo in una crescita quasi zero e con risorse degli stati che continuano a diminuire, io credo che non si possa non pensare a una collaborazione con tutte le cautele delle quali lei giustamente parla. Ma le do un ultimo esempio per farle capire quanto anche il pubblico senta questa necessità. Un sondaggio molto recente di Ipsos, se non ricordo male, sui sindaci lombardi, quindi parliamo della Lombardia, non parliamo di una regione, come dire, povera, parliamo di una regione ricca e di una regione che ha sviluppato diciamo, un welfare sicuramente importante. Ecco, l'85% dei sindaci dicono di non essere in grado di assicurare i servizi richiesti dai cittadini, e il 91% dei sindaci aggiunge che i servizi sono aumentati, c'è maggiore richiesta di servizi. Quindi è lo stesso pubblico che si rende conto di avere necessità di avere collaborazione. Detto questo, io mi ritrovo perfettamente con quello che lei dice: grande cautela, grande attenzione e una stretta e rigorosa vigilanza. Grazie. Francesca?
Professoressa Francesca De Vecchi, siamo ontologia sociale. Ma io direi che più che chiedere al legislatore di normare questi aspetti, credo che la riflessione debba essere, debba partire dal basso e debba essere una, più una riflessione di modelli di comportamento che si possono adottare, e già sta avvenendo. Guardi, le cito solo due esempi. Un esempio che effettivamente tra l'altro nasce effettivamente da una norma di legge che credo nessuno ha visto, ha letto, che sta nel decreto Sviluppo Italia, che è l'articolo 24, che dà la possibilità ai comuni di ridurre le imposte locali a favore di cittadini che si impegnano al bene comune, quindi accompagnano i bambini a scuola, puliscono le strade, i giardini, eccetera. Un comune, uno per il momento, l'ha applicata, un piccolo comune vicino a Massarosa, mi sembra si chiami, e l'ha applicata e ha ridotto del 50% le tasse comunali, quindi ha creato un incentivo sia ai singoli cittadini che all'ipotesi di cittadini che si raggruppano secondo, come dire, in forme giuridiche che desiderano, associazioni, cooperative. Il tema non è tanto un tema di qual è la modalità attraverso la quale si organizzano, ma che cosa fanno appunto per il bene comune. Il secondo esempio è quello, anche questo forse non così conosciuto, delle social street. L'Italia forse è il paese che ne ha di più, sono qualche centinaio ormai, e nascono dall'esperienza proprio di una strada che decide di mettere in comune gli acquisti, i propri servizi. Ci sono esperienze molto belle, molto, molto interessanti, che nascono dal basso, quindi sono condivise da piattaforme tecnologiche che ormai sono più di un centinaio. E questo fenomeno delle social street è un fenomeno interessante, perché una persona ha un problema di sera, la domenica sera non trova il meccanico, deve andare all'aeroporto, chiama la comunità della sua social street e c'è qualcuno che la va a aiutare, le offre la macchina per accompagnarla all'aeroporto.
c'è qualcuno che deve fare un acquisto di un bene, magari verifica che se si mette d'accordo con altri 3, 4 o 5 del suo condominio, della sua social street, ha un vantaggio nell'acquistare il bene a un costo inferiore. Quindi è un modello che nasce anche dal basso, quindi non è un modello, come dire, che ha bisogno in questo caso di una normativa. Poi è chiaro che facilitazioni di tipo fiscale è indubbio che aiuterebbero questi modelli e indubbiamente da noi la normativa fiscale non aiuta l'economia, le imprese sociali e l'economia sociale, però questo è un altro tema. Viviamo in un momento in cui ovviamente c'è una ristrettezza e dei vincoli di bilancio che insomma portano a questa, insomma, a queste conclusioni. È interessantissimo perché questo modello di collaborazione sociale in Italia è spontaneo per tradizione, cioè molti quartieri funzionano così, almeno in parte, eccetera. Però istituzionalizzarlo, cioè dargli un riconoscimento pubblico, no? Oltre a alimentarlo con magari strumenti tecnologici più avanzati, mi ricordo uno dei progetti premiati al Forum Positivo l'anno scorso era un'app che faceva esattamente questo tipo di lavoro, no? Metteva in comunicazione che aveva bisogno di qualcosa. Premiati da Banca Prossima, tra l'altro. Premiati anche economicamente, non solo. Quindi è interessante perché il tessuto sociale da noi c'è, no? È tradizionale, solo che è legato a quel rapporto un po' non chiaro tante volte che c'è nel nostro paese, perché è l'amicizia, l'appartenenza, il clan, la famiglia, sai? Cioè, invece il rivestimento, il riconoscimento pubblico, nella forma anche solo della dichiarazione di un tipo di, appunto, individuazione di entità, che tipo di cose sono, la social street, l'inquadramento normativo non è tanto magari quello di dare, no, finanziamenti o regole, magari anche quelle quando servono, ma di dare una denominazione, cioè di dire questa è una risorsa pubblica. Questo sembra un modo importante di prima di ascoltare anche Marco Mocanti, vorrei vedere se anche qualcuno degli studenti ha voglia di fare una domanda. Riservate di intervenire. Allora, io ringrazio. Non è uno studente, è uno studioso. Sono Andrea Tagliapietra, insegnatore che possiamo dare un qua. Sono molto interessato, ma per un aspetto come sempre teorico, ahimè, faccio storico delle idee, quindi a me pare che dal discorso che lei ha fatto all'inizio, che giustamente collegava anche questo tema specifico con una questione più strategica, la crisi, una situazione di crisi che non è solo, diciamo, legata alla crisi economica, finanziaria, che è un dettaglio, perché siamo all'interno evidentemente di una crisi sia culturale che planetaria per le risorse, per un insieme di cose. Allora, io mi chiedo se le proposte che vengono veicolate, e lei anche ha accennato un po' riguardo alla questione del PIL e anche riguardo alla questione dei modelli economici alternativi che alcuni teorici dell'economia stanno sviluppando, ma che ovviamente hanno un carattere abbastanza limitato in questa fase rispetto a un diciamo, modello economico prevalente che orienta l'economia fortemente in direzione di un'autonomia come scienza meno sociale e più legata a aspetti matematico-finanziari che astraggono da questo elemento. Ora a me pare che dalla proposta dell'economia sociale d'impresa emerga invece una prepotente sottolineatura dell'aspetto dell'economia come scienza sociale e quindi di fatto come la base sociale. Qui penso, ma qui siamo sempre tra professori e non cosa, la ripresa della corrente francese Durkheim, Mons, eccetera. Sostanzialmente l'economia è innanzitutto appunto lo studio di una società e il rapporto sociale, e dal rapporto sociale nasce il rapporto economico, non viceversa. E questa è una rivoluzione evidentemente paradigmatica. Allora mi chiedo se queste che attualmente si sviluppano come esperienze marginali, anche se importanti, all'interno invece di un paradigma economico e epistemologico di tipo appunto neoclassico, eccetera, eccetera, tutto quello che potremmo dire, insomma, riguardo all'economia attuale, non sia di fatto un cavallo di Troia, mi si permetta l'espressione, in cui realmente
portato all'estremo, questo produrrà una contraddizione, cioè è necessario non solo pensare a questo come a un fattore residuale o compensativo, ma come realmente un fattore, se ci sono delle imprese sociali che quindi mettono la società al primo posto e quindi non massimizzano il profitto, è chiaro che alla lunga c'è una contraddizione tra questo e il modello prevalente. Questo mi domando, cioè si è consapevoli di questo secondo livello, di questa operazione che è senza dubbio pragmatica, applicata alle cose stesse, eccetera, ma che conduce alla lunga a una reiterazione tra due modelli. Imprenditori e attori sociali di tutto il mondo, unitevi. Mi pare che... guardi, io forse perché sono di base ottimista e quindi vedo sempre il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, vedo due possibili risposte. La prima è proprio nella ripresa del concetto di economia sociale di mercato che sta facendo l'Europa. E quando parlo di Europa, quindi parlo della Commissione, parlo del Consiglio europeo, parlo di organismi istituzionali, quindi non parlo di qualche cosa che è residuale, parlo di fondi importanti stanziati per le imprese sociali, quindi questo recupero del valore proprio sociale dell'economia, a mio avviso, a livello europeo, è indubbiamente segno di un cambiamento che è anche a livello istituzionale. La seconda risposta è che parallelamente alle imprese sociali e al mondo profit stanno nascendo anche quelli che vengono chiamati gli ibridi, che sono imprese che vengono per esempio chiamate le profit for purpose o altre, che sono o spin-off di imprese a tutti gli effetti, imprese che hanno il profitto come proprio obiettivo, che però creano imprese sociali o fondi sociali. Uno degli esempi che tutti conoscono è l'esempio di Danone, che con Grameen Bank in Bangladesh ha creato un'impresa sociale che è Danone Grameen, ma che ha anche creato un fondo che si chiama Livewood, che è un fondo sociale, e come Danone ce ne sono tante altre. Quindi questi ibridi sono un esempio interessante di una sorta di convergenza che sta avvenendo tra il mondo profit e il mondo non profit nell'obiettivo di risolvere i problemi. Quindi questo obiettivo comune di risolvere i problemi porta a trovare delle soluzioni che sono certamente ancora marginali, ma io ripeto, penso che ci sia spazio per riuscire a comporre queste contraddizioni. Ci sono, poi mi fermo qua, però per esempio ormai fondi che investono solo in società etiche, quindi questo è un elemento importante, quindi ci sono, in Francia c'è una legge che obbliga i fondi pensione a proporre agli investitori il 10%, infatti si chiama legge 90-10, a proporre il 10% dei propri investimenti in imprese sociali. Quindi diciamo che ci sono tante nuovi attori e nuovi strumenti che stanno crescendo nel mondo, quindi ripeto, io rispetto a questo sono ottimista. Poi è logico che ci possono essere delle, come dire, in un momento di così grande cambiamento ci possono essere i momenti, delle fasi in cui si ha l'impressione che le cose si riescano a trasformare, dei momenti in cui invece ci sembra di fermarsi. Non bisogna aver paura, ed è per questo credo che la partecipazione vostra, ragazzi, a queste riflessioni è fondamentale, perché gli attori del cambiamento siete voi. Noi non sempre vi abbiamo e vi stiamo consegnando un mondo migliore. Ci dobbiamo ovviamente impegnare, non è che possiamo lasciare sulle vostre spalle il cambiamento, però poi i protagonisti siete
che sarete, siete già adesso, non parliamo sempre di le future generazioni, sarete i futuri leader, sarete no, voi già in quello che fate, nel vostro modo di pensare, nel vostro modo di agire, potete portare il cambiamento. Questo credo che sia il messaggio che vorrei lasciare oggi. Grazie. Grazie. Bene, grazie. Adesso so che ci dovrà poi lasciare, per cui la ringraziamo ancora di essere qua. Noi ci stiamo scambiando. Ormai è diventato un teatrino. Esatto. Ma non ci siamo, andiamo d'accordo. Non è che stanno cercando di evitarsi. No, non è che cerchiamo di evitarsi. Vuole approfittare, uno studente, c'è uno studente che ha preso coraggio e vuole una domanda la vuole fare, dai. Sì, più che altro vorrei richiedere le informazioni più dettagliate sulle quote di quello che effettivamente, delle entrate, di ovviamente medie, di queste imprese sociali, perché se effettivamente l'idea sarebbe quella di diventare tutti imprese sociali, e se ho capito bene, la maggior parte però delle entrate delle imprese sociali derivano o dallo Stato, quindi dagli altri contribuenti, o da donazioni e quindi di nuovo da privati, chi dona e chi paga? Sì, beh, grazie per questa domanda. No, le imprese sociali devono essere imprese che si autosostengono, perché se no non sono imprese sociali. Quindi uno dei motivi per i quali l'impresa sociale nel nostro paese non è decollata è perché veniva impedito agli investitori di investire, quindi veniva impedito all'impresa sociale di avere capitali o diciamo finanziamenti che potessero consentire la crescita. Però l'impresa sociale non può e non deve vivere di sovvenzioni, se no non è un'impresa sociale. Le normative negli altri paesi, mi riferisco in particolare a due normative, quella inglese e quella americana. Quella inglese è quella delle community interest company e quella americana è quella delle low profit company. Sono normative che consentono appunto a un'impresa sociale di avere investimenti che poi l'impresa sociale remunera agli investitori, ma sono imprese che stanno sul mercato, quindi pur avendo come obiettivo prioritario l'obiettivo sociale, quindi hanno bisogno di quelli che vengono chiamati investitori pazienti, capitali pazienti, quindi non quelli che vogliono gli hedge fund per intenderci, quelli che vogliono un ritorno rapido. Quelli che sono disponibili a investire con 10, 20, 50 anni di possibilità di ritorno. E ce ne sono, cioè io citavo prima alcuni fondi investono obbligatoriamente o in imprese sociali o in imprese che hanno una valenza etica. Quindi, non è assistenzialismo, non devono vivere di sovvenzioni. Il punto è, quindi sono produttive, quindi producono reddito la maggior parte. Certo, allora, attenzione, io ho parlato di una legge che nel nostro paese non ha funzionato. Noi di imprese sociali nel nostro paese ne abbiamo 700, quindi nulla. Tant'è vero che per questo motivo abbiamo messo mano, dico abbiamo perché ci abbiamo lavorato insieme, quando ancora il sottosegretario che adesso appunto ha portato in Parlamento la legge non era sottosegretario e avevamo creato questo gruppo di lavoro per questo, ma l'avevamo fatto perché appunto con la normativa attuale le imprese sociali non si sviluppavano. Poi abbiamo altre forme che sono per esempio le cooperative, che comunque nel nostro paese funzionano e sono un bellissimo modello e una grande ricchezza, che però hanno loro forma organizzativa. Le imprese sociali si aggiungono alle cooperative come nuova forma, come nuova formula, però parliamo di imprese che effettivamente, aggiungo che su queste 700 circa 300 sono nel mezzogiorno perché hanno ricevuto le sovvenzioni attraverso i progetti di aiuto al mezzogiorno, quindi è una legge che non ha funzionato, quindi abbiamo bisogno di questa nuova veste giuridica. Okay. Molte grazie. Grazie. Molte grazie. Allora, appunto, ringraziamo tanto Letizia Moratti.